Adesso abbiamo il primo ospite di questa seconda puntata dal Salone del Libro e quindi vi presento il professore Marco Kustianac di ETS Edizioni. Benvenuto. Benvenute e benvenuti a tutti. Grazie mille alla per radiovisione. Alla radiovisione. Ho imparato adesso cos'è. Hai visto. Collana Altera, sì, di Edizioni. Sì, sì, esatto. Stavo proprio per dire che siamo qui perché tu co-dirigi la Collana Altera di ETS Edizioni. Siamo qui proprio per parlare di questo, anche perché domani ci sarà poi una presentazione su questa collana. Alla fine dell'intervista ricorderemo dove potrete andarla ad ascoltare. Comincerei subito chiedendoti di raccontarci come è nata questa collana che si occupa di femminismi e di questioni LGBT, e qual era proprio il bisogno da cui è partita la costruzione di questa collana, che è nata nel 2010, quindi anche in tempi in cui ancora non andava così tanto di moda questo tema rispetto ad oggi. Non lo sapevamo bene nemmeno noi cosa voleva dire queer. Esatto. Questo per dire, comunque la Collana Altera effettivamente, che è stata fondata da Liana Borghi e poi da me, è nata nel 2010, è stata direi la prima collana insomma a introdurre il pensiero queer e a cercare di vedere come le teorie queer, che comunque già da un po' di tempo cominciavano ad arrivare dal paesi anglofoni, quindi non so, Judith Butler era già stata tradotta eccetera, quindi c'era già un'introduzione un punto di queste teorie anglofone, ma non c'era ancora un tentativo di capire per noi qua in Italia che cosa potevano significare, come passare da queste teorie che potevano apparire un po' astratte invece a delle pratiche di movimento che soprattutto dagli anni 2000 in poi, nel 2000 c'era stato il World Pride a Roma, quindi a partire dal 2000 certamente le questioni intorno appunto a LGBT, le questioni intorno alle discriminazioni, alle differenze anche all'interno dei movimenti cominciavano a diventare sempre più pressanti, che non si potevano diciamo evadere, eludere, no? E quindi diciamo che la Collana Altera nasce nel 2010 da un tentativo collettivo, da un gruppo di persone, una dozzina di persone che già negli anni precedenti si erano raccolte intorno in gran parte proprio a Liane Borghi attraverso seminari di 2-3 giorni a Villa Fiorelli a Prato. Quindi una piccola comunità temporanea di persone gay, lesbiche, trans, anche se un po' meno, diciamo, che si trovavano insieme e cercavano di ragionare sulle proprie differenze e come alimentarle e chiarirle e discuterle anche sulla base degli scritti, no? Delle idee, far circolare idee e pensieri all'interno del movimento per poter costruire un nostro pensiero qui, certo, in Italia. Infatti una delle vostre prime pubblicazioni è stata Queer in Italia, proprio, sì, del 2010, che è un tentativo di ricerca del 2010 di rispondere a determinate domande rispetto proprio al tema della queerness. E infatti è una raccolta, una sorta di intervista che avete fatto, che è stata raccolta insomma un pensiero di 25 persone all'epoca, tra cui ho visto che c'è anche Porpora Marcasciano, sì, su che cosa significava essere queer in Italia in quel momento esatto, nel presente. E adesso c'è una novità, appunto, come mi dicevi prima. Sì, allora l'idea di Queer in Italia è l'idea di fare un libro collettivo in cui non c'è nessuno che d'autorità dice che cosa vuol dire queer. Sì. Cioè l'ho curato io, ma l'idea era quella. Io offro e condivido un questionario, una decina di domande, per stimolare un proprio posizionamento intorno al queer. Quindi non sono veramente interviste, è un questionario che io ho offerto a queste persone e sulla base di questo questionario ciascuno era libero di scrivere 4-5 pagine, una cosa abbastanza agile, per cercare di spiegare che cosa poteva significare per ciascuna di loro non tanto essere queer, ma praticare la queerness, perché il queer in realtà è anche un discorso che come dire, va anche al di là dell'identità, no? Esatto. Gay, lesbico, trans, è anche un modo di vedere che cosa
possono condividere queste diverse identità e quindi fare un discorso intorno alle alleanze, a un discorso non strettamente puramente identitario. E questa era la sfida. Sì. E quindi l'idea è, io faccio una serie di domande e vediamo cosa viene fuori. È come se fosse una mappatura, però dal basso, cioè autogestita in qualche modo da queste 25 voci su stimolo mio. E adesso, dopo, dal 2010 al 2024, il panorama o la galassia, non so come definirla, qui in Italia è abbastanza esplosa. Sì. Quindi è tutto diverso, tutto cambiato, anche la collana altera, per fortuna non è la sola che, certo, che si occupa di questi temi, no? C'è tantissimo altro, però credo che una differenza che possiamo fare noi come altera è quella di, a partire dalla nostra storia, quindi 14 anni di storia, di riproporre la stessa formula, un questionario, però questa volta ha 40 voci e anche collettivi, gruppi, dentro, fuori l'Accademia, di generazioni diverse. Ci sono giovanissime, per dare un'eterogeneità, per dare un'eterogeneità, anche grafici, illustratori che fanno qui, certo, in modo visivo anche, no? E quindi l'idea è la stessa, ma verificare anche cosa è cambiato e anche provare a capire che percorso abbiamo fatto in 14 anni. Tutti, e anche quali insieme sono gli stimoli per il futuro. Futuro, certo, perché chiaramente la sfida del queering, della queerness, è quella di continuare a costruire un futuro ignoto, cioè è andare avanti e vedere andare oltre. Futuro in trasformazione, come poter trasformare insieme, esatto, con tutte le varie sempre differenze. Più inclusivo. Sì, l'orizzonte è quello, diciamo, certo, l'orizzonte etico-politico, certo, poi sappiamo quanto sia difficile, però a maggior ragione abbiamo bisogno di tante voci per poterlo fare. Trovo molto bello partire anche dal basso e sentire persone, sentire il pensiero e la vita di persone anonime, poter dare uno spazio dove raccontarsi. Sicuramente sarà molto interessante poi vedere questo confronto tra l'edizione del 2010 e quella di oggi, sicuramente cambierà moltissimo. Se sì, poi Interviesterete anche persone di generazioni e età diverse, sì, nello stesso, certo, libro, già lì si noterà molto la differenza. Delle volte si hanno anche dei pensieri non opposti, contrastanti. Però contrastanti. Contrastanti, esatto, certo, contrastanti. Ma l'importante è anche trovare le parole per esprimere anche i conflitti, le differenze, i dissensi. E sarà bello vederli raccolti in un unico, sì, libro, perché puoi vedere la pluralità. E potranno essere, certo, anche termini condivisi a quel, certo, punto. Se si condividono si comprendono meglio, certo, anche, certo, le persone. E quindi mettere insieme questi due volumi sarà anche proprio una comparazione storico-politica, non so. Chiaramente. Perché chiaramente una delle idee di Altera è che l'attivismo ha bisogno di idee, quindi queste idee bisogna farle circolare, bisogna farle crescere, bisogna inventarne di nuove, quindi questo è un po' il nesso fra teoria e pratica che a noi ha sempre interessato. Abbiamo detto che la collana Altera è stata veramente tra le primissime in Italia che ha portato questi temi. Infatti prima ci raccontavi, hai portato dei libri oltre a Queer in Italia, anche Vivere una vita femminista di Sara Ahmed. Ci raccontavi che siete stati i primi a tradurre in italiano Sara Ahmed. Sì, perché la Liana Borghi, che è stata quella che ha avuto l'idea, c'è stata una comunità di persone, però era Liana che faceva da trattore, da trattora, trattrice, e quindi aveva una grande capacità proprio magnetica di attirare le persone diverse, di farle parlare, di metterle insieme, eccetera. E però Liana Borghi, da americanista, era anche molto molto aggiornata su tutto quello che, certo, proveniva da terreni anglofoni, e quindi in più di un'occasione siamo stati i primi a tradurre, a introdurre autori e autrici che poi hanno avuto fortuna anche altrove. Sara Ahmed è una di queste, abbastanza conosciuta, e
continuano a uscire anche altre traduzioni sue, ma Vivere una vita femminista era il primo, la prima sua traduzione editoriale, perché c'erano traduzioni in rete, attiviste, così, però la prima traduzione editoriale di Sarama è della nostra, così come anche abbiamo tradotto Audre Lorde, la sua biografia, che adesso facciamo vedere perché è un gioiello. Zami, abbiamo anche parlato di Audre Lorde tempo fa in una puntata di Queerology, quindi se ci seguite la conoscete bene. Sì. Beh, è una persona da conoscere, da approfondire. Assolutamente. E anche abbiamo contribuito a sviluppare un dialogo anche critico intorno alle maschilità. Sì. Abbiamo tradotto i saggi di Jack Halberstam, Maschilità senza uomini. Abbiamo fatto un libro fotografico sui laboratori drag king in Italia. Questo è veramente affascinante. Renudo. Molto interessante, anche perché è un tema anche sconosciuto all'interno della comunità queer. Si parla molto sempre spesso di drag queen, sì, drag king, sì, passa proprio in secondo piano. E infatti mettere in questione i modelli di maschilità e anche quello di decostruire la maschilità e vedere che cosa succede quando la mascolinità e la maschilità è performata e decostruita da soggetti non maschi. Sì. Quindi questo, ci sono alcuni titoli che hanno proprio contribuito insomma, a sviluppare anche questi temi intorno alla maschilità, che è molto importante proprio perché la maschilità ha questo ruolo diciamo egemonico, certo, nella cultura patriarcale ed eterocentrica, no? Quindi chiaramente svincolare e liberare la maschilità da questo ruolo di oppressora, no? Certo. Ci sembra molto importante. Democratizziamo anche la maschilità, ecco. Esatto. Anche oltre il concetto che la femminilità, certamente. Certo, sì. Perché ci troviamo anche in un momento storico per cui l'uomo in generale viene un po' demonizzato a 360 gradi, no? Si va ad attaccare l'uomo, l'essere maschile, come fonte di pericolo, ma poi in realtà se si va a decostruire non è l'uomo in sé per sé, è il patriarcato il problema principale, che è un problema che subisce anche l'uomo, e questa cosa è veramente molto poco compresa, spesso fraintesa, sì. Spesso fraintesa, che non c'è colpa nell'uomo, nell'essere maschio, nel nascere maschio, e questo lo noto soprattutto negli uomini che si approcciano al femminismo, per esempio, e sentono quasi la colpa dell'essere uomo. E secondo me pubblicazioni del genere possono essere davvero molto d'aiuto anche per l'uomo, per riconoscersi in un nuovo modo, in una nuova maniera diversa dal passato. E la decostruzione con questo tipo di lavori, come per esempio l'analisi, no, del fenomeno del drag king, penso che sia, sì, molto interessante. Molto. Sì, sì. Perché in fondo il queer è anche, non solo, ma anche una decostruzione dei generi, certo, come sono, sì, costruiti i generi, certo. Quindi è chiaro che sia maschilità che femminilità devono essere diciamo indagati dall'interno e vederne i meccanismi, che cosa, come funzionano poi effettivamente nella vita quotidiana, nelle dinamiche di potere. Quindi da questo punto di vista la maschilità nei drag king viene sperimentata, viene performata in modi che cercano di slegarla dalle appunto dai rapporti di potere dominante, o facendone una satira anche, ma non solo, perché c'è anche un piacere da parte del drag king, sì, o delle donne o delle lesbiche, sì, o comunque chi vuole provare che una gamma di comportamenti o di gioco anche con la maschilità che normalmente è preclusa, no? La maschilità è per gli uomini, voi state ne lontane, ma se io mi ci metto dentro, no? Anche la maschilità cambia alla fine, no? Perché la maschilità, sì, dipende anche dai soggetti che come la mettono in scena, sì, no? E quindi aprire anche la maschilità a soggetti non maschi era uno dei modi anche molto divertenti. Il libro lo raccomando a tutte, perché è un libro fotografico di testi, immagini dai laboratori di drag king, ed è stato uno dei progetti più belli che abbiamo fatto. Molto interessante. Per concludere, sì, vorrei parlare di una persona molto importante, anzi fondamentale, sì, fondamentale, che è Liana Borghi. Certo. Sì, ci hai portato anche quest'altro libro, Fare Mondo. Sì. Abbiamo parlato già nel corso di questa puntata, sì, di Liana Borghi, e lei che ha fondato sostanzialmente questa collana Alter insieme a te,
quindi... Sì, è stata... purtroppo è mancata di recente e quindi questo è il primo libro che la collana ha fatto senza di lei. E quindi abbiamo deciso di raccogliere un numero di suoi saggi e i suoi interventi anche, principalmente intorno alla letteratura, perché lei amava la letteratura, perché pensava che attraverso la letteratura si potesse cambiare l'immaginario. Letteratura, poesia, fantascienza femminista, tante cose ci sono qui dentro. Sono dei saggi che partono dalla letteratura, ma dalla letteratura la usano come uno strumento trasformativo per immaginare mondi altri. Liane Borghi è stata una femminista nata appunto nella generazione degli anni 70, quindi del lesbismo di quegli anni, ma è stata credo una delle figure più importanti, perché da quel femminismo lesbico separatista è sempre stata in trasformazione, lesbofemminismo, e poi è stata una delle prime già negli anni 90 a parlare di queer come una possibilità di andare oltre, di immaginare altri tipi di soggettività, e quindi credo che non solo come collana altra, ma anche come femminismo e transfemminismo italiano oggi dobbiamo moltissimo a Liane Borghi, e noi non vorremmo che venisse dimenticata. Certo. Infatti questa è una raccolta di saggi, anche sì. La presentazione che farete... E la copertina è una delle sue mappe. Ma tra l'altro stavo per dire, la scelta della copertina secondo me in questo senso è perfetta, è geniale, proprio perché dalla definizione, dal dare un nome a delle cose e dall'analisi e dalla eviscerazione anche di questi termini si può poi creare un discorso molto più ampio, che vada ad includere anche delle diversità, delle alterità appunto, e che... E mi piace anche moltissimo che abbiate fatto tante ricerche, ci sia questo legame con il termine queer, che sento anche io, e mi definisco una persona queer perché mi definisce come singolo individuo, singola persona con tutte le mie particolarità, caratteristiche, anche a volte indefinibili con dei singoli termini, ma mi fanno anche sentire parte di tutta la comunità, di tutte le altre persone che si possono definire queer. E anche quando non sappiamo come una persona, quali siano, no? E i suoi limiti, i suoi paletti della sua queerness, definirla queer è bastante. È bastante. E lasciare questo spazio anche di libertà e di crescita e di incontro con le altre differenze. Certo. E questa mappa concettuale fatta da lei, quindi calligrafata, insomma fatta da lei, quindi è anche una traccia sua, è del 1995. Ecco. Quindi per dire, no, che il queer in Italia non sembra, ma abbiamo già una lunga storia. Non sembra perché è arrivato sulla bocca di tutti e ha attirato attenzione in questi ultimissimi anni, però non dobbiamo dimenticare che in realtà ne si parla ed esiste da molto tempo. Il lavoro di Liane Borghi, tuo e della collana Altera in generale lo dimostrano, quindi sono molto contenta. A noi interessa il presente per costruire un futuro, ma il passato è quello che ci ha permesso di fare queste domande oggi, e quindi... Allora rimandiamo anche all'incontro di domani. Sì, ci sarà la presentazione della collana Altera, sì. Quindi avrai insieme a un'altra due persone, a Silvia Nugare e Stefano Gobetti, di parlare ancora di questa collana in maniera sicuramente ancora più approfondita, e sarà domani, quindi sabato 11 alle 12.45 in sala Malva, e quindi... Perfetto, porteremo tutti i 15 volumi che abbiamo pubblicato. Fantastico. Perfetto. Potete vederli tutti e comprarli tutti. Fantastico, proprio l'occasione per scoprirli tutta la biblioteca, l'idea era bellissimo. Proprio quella, vi facciamo vedere la nostra biblioteca. Bello. Molto bello. Sicuramente anche in onore di Liane Borghi. Certo, e in onore di noi tutti e di noi tutte e anche di voi. Grazie. Ti ringraziamo. Grazie Marco. Grazie mille Marco Questianaz. Grazie.